Sono state ben cinque le gare non disputate nel quinto turno del girone D di Serie D, muove la classifica a piccoli passi, la marignanese cattolica 1923 che in casa calmi col progresso, nonostante essere andata avanti per ben tre volte, non è riuscita a ottenere i primi tre punti in stagione. Alcuni episodi da moviole e qualche disattenzione difensiva purtroppo sono costate care alla squadra di Lilli, che tuttavia mette in vetrina ancora una volta un difensore. Nodari si aggiunge a Gravina nella classifica marcatori, trovando addirittura una doppietta con due gol di testa, non male. A fare compagnia a Nodari ci ha pensato So, che è riuscito a sbloccarsi una gara molto difficile. Nota negativa l'infortunia a corsa Go, ne avrà meno per una decina di giorni. Per un attimo si è temuto davvero il peggio per lui, vedendo l'impatto contro la panchina avversaria nel mezzo un decreto che ha imposto il divieto di allenamento e partite a livello regionale e locale ma il blocco anche di allenamenti e gare per il settore giovanile. Ne parleremo nel proseguo di questa puntata con responsabili ed allenatori. Con la collaborazione di Roberto Gabellini facciamo il un punto della settimana appena trascorsa con il responsabile dell'area tecnica Rino D'Agnelli e in vista del prossimo match in programma domenica 1 novembre con la San Maurese sentiamo il tecnico Simone Lilli. Rino D'Agnelli, la situazione Covid sta un po', non dico falsando il campionato, però lo rende estremamente difficile. No, hai detto bene, io parlerei proprio di, di, di campionato falsato perché ovviamente c'è chi gioca, chi non gioca, chi deve recuperare magari tre partite una settimana, chi magari sta fermo due mesi, chi magari anche psicologicamente come potremmo essere noi che magari giochiamo, perdiamo, rimaniamo a tre, eh, lasciamo da terz'ultimi e poi magari ci ritroviamo ultimi, no? quindi anche psicologicamente comunque eh, l'impatto è, è, è diverso. Non so come si possa uscire da questa situazione, certamente una, una regolamentazione diversa bisogna trovarla e, e sperando che sia i vertici federali che, che, che lo Stato diano anche una mano alle società che, ovviamente, senza incassi e con pochi sponsor fanno fatica. Ecco il Cattolica Marignanese: come aveva votato per, nel sondaggio della Lega? Perché le voci sono disparate, però eh, voi avete sempre giocato in questo periodo e avete, avete dimostrato che la squadra è in crescita. Sì, allora la società ha votato per, per fermarsi, eh, indipendentemente dai pareri personali, la società ha deciso così. E per quanto riguarda la squadra, fortunatamente ad oggi, eh, a parte un caso di incerto che abbiamo avuto più di qualche settimana fa, mh, diciamo che il protocollo ha funzionato ovviamente. Mh, Facendo le corna ovviamente, e quindi per adesso noi ci alleniamo bene, ci stiamo allenando bene, ci prepariamo le partite bene come sempre. Domenica c'è un incontro difficile, eh, sulla carta potrebbe sembrare facile, però la San Maurese è gasata per questa vittoria roboante a Forlì. Sì, partite facili a categoria conosco, non ce n'è, soprattutto in questo girone che lo reputo molto tecnico. La San Maurese è una squadra ostica, non è la stessa di quella di un mese fa che abbiamo incontrato in amichevole perché ha inserito 3-4 giocatori importanti di categoria e quindi è un campo difficilissimo, e noi lo sappiamo, quindi andremo lì, sappiamo che è una battaglia e andremo lì per, per portare a casa il risultato sicuro. Mister Lilli, un'altra settimana importante perché l'appuntamento con la San Maurese è di quelli che sono ostici e vanno presi veramente con le pinze e con la massima concentrazione. Ma Per quanto riguarda noi deve essere il, il motivo di tutta la stagione, ogni partita bisogna prenderla in questa maniera qua perché abbiamo visto che eh, sì, le vittorie possono essere tali se e stai attento su tante cose. E noi fino a questo momento posso dire che in campo ci siamo stati per la stragrande maggioranza dei 90 minuti, però in alcuni momenti abbiamo peccato in qualche maniera nelle varie situazioni di gioco e ancora non siamo riusciti a vincere. Io credo che. Domenica come le 5 partite che abbiamo fatto è una partita difficile, vengono da una vittoria molto importante. Sappiamo che è una squadra che sono anni che gioca in questo campionato, anche se è abbastanza nuova rispetto agli altri anni, però ha all l'allenatore che ormai è di casa e quindi credo che sia una partita molto difficile, però noi dobbiamo, dobbiamo cercare di portare a casa quello che nel calcio conta, che è la vittoria. A livello infortunati hai qualche defezione, però hai anche dei rincalzi che sono come. sono titolari. Ma eh, abbiamo uno squalificato, abbiamo eh, Sartori che è infortunato, ne abbiamo diversi. Siamo ritornati come un paio di settimane fa, li avevo recuperati tutti, adesso invece siamo un pochettino ritornati come due settimane fa, però... Io, come dico sempre anche a loro e a tutti che me lo chiedono, dico: Io mi concentro su, su chi ho, perché su chi non ho non posso, non posso farci niente e non ci posso neanche. Non ci posso e non ci voglio spendere le energie che servono per, per la domenica. Quindi i ragazzi lo sanno, piena fiducia e avanti. Tutta quindi, sarà una squadra garibaldina nel senso che dovrà dare tutto per i 90 minuti o 95, ma questo. Eh, credo che sia la caratteristica che non deve mancare ad una squadra che si deve salvare. Eh, quindi deve essere garibaldina, deve essere al tempo stesso molto attenta, deve, deve saper leggere le situazioni, cosa che fino a questo momento l'abbiamo fatto in parte, ma non, ma non in tutto. Io credo che questi ragazzi durante la settimana lavorano, lavorano bene, c'è grande voglia, c'è grande partecipazione, per quanto mi riguarda vedo dei grandi miglioramenti ogni, ogni, ogni settimana, ogni giorno e quindi io sono, sono fiducioso. Poi dopo le partite bisogna giocarle e, e gli episodi vincerle e, e poi dico se non la puoi vincere non la devi perdere e, e, comunque sia, e comunque sia poi dopo gli episodi come abbiamo visto in queste cinque partite ma come nel caso sono sempre decisivi in un modo e nell'altro Nelle prime 5 giornate del campionato la squadra ha mostrato subito un ottimo stato di forma non ha demeritato, occorre dirlo neppure contro due corazzate come Aglianese e Fiorenzuola Dietro alla preparazione atletica vi è il lavoro di Manuel Mazzoli, ex calciatore giallorosso. Purtroppo, nell'arco della stagione capitano anche le cosiddette noie muscolari che costringono alcuni giocatori a rimanere ai box. La Marignanese cattolica 1923 aspetta di riabbracciare l'attaccante Matteo Sartori, che ci spiega ai nostri microfoni il suo graduale recupero. Manuel Mazzoli da giocatore a preparatore atletico. Ti manca il calcio giocato? Eh, sì 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 parecchio parecchio è stata una scelta difficile però insomma io mi ero già preparato questa strada qui già da prima quindi va bene va bene il tuo lavoro eh sì sì il mio lavoro quindi è, è una grande passione anche questa prima nata come calciatore poi diventata da, da preparatore insomma ecco come hai impostato il lavoro per preparare una squadra in un momento come questo col covid che è imperversa e che quindi crea problematiche anche psicologiche? Eh, beh sì, diciamo che con il ministro abbiamo deciso di, mh, di partire anticipatamente appunto per riuscire a fare le cose con calma già quest'estate, già dai, dal ritiro di una settimana che abbiamo fatto a Cagli. E per ora è filato tutto liscio, diciamo che è stata saltata solo la prima partita, però dal punto di vista della programmazione siamo riusciti ad andare avanti in maniera abbastanza lineare. E vedremo in corso d'opera se ci sarà qualche altra situazione particolare da, da affrontare, speriamo di no. no. A livello psicologico vedo però che la squadra reagisce, ha avuto qualche pausa, ma mi sembra normale, naturale, però vedo che sono tutti grintosi e coesi. Sì, sì, la squadra ha fatto sempre buona prestazione, ha dimostrato sempre di esserci. Ehm, solo in rare circostanze siamo usciti un pochettino dalla partita, una decina di minuti, ma per una squadra nuova, eh, di giocatori che per il primo anno giocano insieme, eh, ci può stare. Siamo ancora, abbiamo giocato ancora solo cinque partite e quindi credo che sia anche fisiologico. Bene, il, il tuo pensiero per la partita di domenica che non è facile assolutamente? No, non è assolutamente facile, i ragazzi stanno affrontando benissimo anche la settimana di allenamenti, eh, siamo concentrati per la partita, poi come sappiamo ehm, possono succedere tante cose durante la partita e noi siamo pronti ad ogni eventualità. L'importante è vincere però. Eh? Ah no, no, è la cosa fondamentale. Buona. Matteo Sartori, sei infortunato, questo è speriamo di pochi giorni perché il tuo apporto è sempre importante, la tua dinamicità, l'abbiamo vista, è utile alla squadra. Bene, co come sono le tue condizioni? Quali sono? Ancora sono da definire perché devo fare ecografia lunedì, e quindi speriamo che non sia un infortunio troppo lungo da superare, comunque sia io già le cose che posso fare per tenermi in forma le sto facendo, quindi non si muola niente. E speriamo che l'ecografia dia esiti più positivi possibili e vediamo dai. Parliamo di questa squadra marignanese cattolica, una squadra dinamica, una squadra che si muove bene, poi però a volte sia gli arbitri e qualche imperfezione vi porta a non raggiungere il risultato pieno. Sì, sicuramente gli abiti in queste partite hanno dato una mano. Agli altri più che a noi, però, non dobbiamo guardare sempre questione degli abiti. Noi dobbiamo pensare a fare il massimo che, che si può. e Sicuramente, la partita di domenica scorsa è stata una partita nella quale siamo partiti un po', un po timorosi. E non è una cosa che dimostriamo negli allenamenti. Quindi, alla fine ci siamo sbloccati e abbiamo fatto il nostro gioco per un po' di tempo. Poi dopo quando vai sotto su un rigore molto dubbio, e eh, non è la prima volta che capita, sicuramente eh, può influire a livello di morale della squadra. Però comunque sì, alla fine ci siamo ripresi perché fatto, siamo passati di nuovo in vantaggio e anche un uomo in meno siamo riusciti a, a cercare di, di attaccare la squadra per, per vincere. Poi oh, abbiamo fatto un pareggio, alla fine è andata bene così. Domenica avete un avversario estremamente caricato per la vittoria a Forlì. San Maurese è una squadra che tutti gli anni è molto competitiva, perché c'è il loro mister che è molto bravo, ha carattere, lo, lo passa ai suoi giocatori. E sicuramente c'è Bonandi che è uno dei giocatori più forti di questo campionato che è pericoloso e quindi bisogna stare attenti. E noi comunque sia non si anda meno quindi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo che piano piano verranno fuori frutti. Domenica ti aspettiamo quindi a San Mauro, almeno dalla rete o dalla tribuna a incitare i tuoi compagni. Sicuramente sarò presente a incitare i miei compagni dai. speriamo che sia la volta giusta di portare a casa questi tre punti. I giovani, il settore giovanile è ancora una volta costretto ad assorbire certe decisioni. Ne comporta in questo momento il divertimento dei bambini che si approccia attraverso lo sport nel dare via al proprio sfogo e al divertimento di cui ha bisogno. Le regole non ammettono repliche, nonostante in questo momento si cerchi di essere perfetti in tutto rispettando per l'appunto tutte le norme, il nuovo decreto impone il divieto di allenamento e partite. Speriamo per breve tempo, ma per ora le riflessioni le ascoltiamo dai diretti interessati, responsabile e parte tecnica. Angelo Esposito è il presidente del Catholic Academy. La situazione sta diventando critica, i ragazzi non possono venire ad allenarsi e anche voi dirigenti come potete affrontare un momento come questo? In questo momento c'è tanta confusione che nemmeno la federazione insieme al governo riescono a mettersi d'accordo. Chi si rimette sono sempre i ragazzi, i bambini, che non c'è miglior medicina secondo me dello sport. E chiudere delle attività sportive, specialmente quelle all'aperto, è un solamente un grande danno per, per i ragazzi. Sì, anche perché sport è salute e poi vedo che anche gli allenamenti che state facendo eccetera da domani sarà interrotto tutto i ragazzi sono ben lontani l'uno dall'altro fanno più esercizi tecnici che incontri o scontri abbiamo rispettato sempre qualsiasi protocollo che sia arrivato e lo possiamo far vedere tranquillamente se c'è un controllo è perché i ragazzi si allenano come vedete ben distanziati e fanno solamente parte tecnica, coordinazione, nessuna partitella, nessun contatto per cui non, credo, non capisco il perché non si possa andare avanti. Da dirigente cosa ne pensa della squadra marignanese cattolica che domenica incontrerà la San Maurese, un cliente ostico? E vanno su un campo difficile perché San Mauro è sempre stato un campo ostico per il Cattolica, Ci da, da, tanto, se, da sempre, e una squadra molto in forma dove hanno un giocatore che è veramente formidabile come Thomas Molandi, un, un grande mister preparato come Sprotti e spero che la compagine di, del mister Lilli possa portare via un, un risultato, speriamo anche una vittoria perché darebbe morale alla squadra. Io le auguro buon lavoro e spero che troviate una soluzione perché tenere i bambini in casa è un'idiozia incredibile, soprattutto giocando all'aperto. Sono pienamente d'accordo con, con lei e l'unica cosa che posso dire è che i bambini non vanno tenuti e chiusi ma liberi di giocare e di fare qualsiasi sport. Giuseppe Vinciguerra, responsabile tecnico della squadra, delle squadre 2006 e 2008. Alla vigilia di questo blocco delle attività del settore giovanile, che cosa pensi? Io penso sinceramente che il blocco sia giusto, eh, sia giusto appunto bloccare eh, tutte le attività al fine comunque di, di salvaguardare tutto e di riprendere poi senza nessun tipo di problema. Quindi io sono favorevole al blocco purché eh, si riesca a venire fuori da questa situazione definitivamente e si dia la possibilità appunto ai ragazzi di eh, riniziare l'attività senza fermarsi. Ecco. Ma i ragazzi che giocano all'aperto, che si muovono, eccetera, lo sport e salute, eh, d'accordo non dovranno fare eh, contrasti, eccetera, però stare all'aperto non vuol dire ammalarsi. Ha ragione, ha ragione, è vero, però eh, purtroppo quando c'è un decreto, eh, un decreto dice che appunto dobbiamo sospendere le attività e noi rispettiamo quello che, che sono le, le leggi e anche se possiamo essere d'accordo o meno, però rispettiamo tutto e cerchiamo di venire fuori appunto da questa situazione una volta per tutte, ecco, e diamo la possibilità ai ragazzini di riniziare senza nessun tipo di problema. La maggior parte dei ragazzini sono asintomatici. Anche oggi vediamo che i deceduti sono persone ottuagenarie ed oltre. Quindi per i ragazzi è come un'influenza anche grave, non è poi così spaventosa, però ovviamente fate bene a rispettare le norme. Sì, eh, li vediamo tutti i giorni questi dati, poi c'è chi dice che sono dati reali, c'è chi dice che non sono reali. Noi ci atteniamo, come ho detto prima, alle regole. Certo, è che comunque sia, purtroppo i ragazzi venivano qui, venivano un'ora e mezza in campo, venivano a impegnarsi a livello sportivo. Adesso chiaramente dovranno stare in casa oppure andare a giocare al parco. Avranno più possibilità, secondo me, di essere a contatto con i loro amici oppure per Di più stare in casa a giocare alla play. Io su queste cose non sono tanto d'accordo perché preferirei che i ragazzi venissero in campo ad allenarsi, ma allo stesso tempo, come ho detto prima, purtroppo ci dicono di fare così e noi dobbiamo rispettare, quindi che dire, dobbiamo andare avanti così. Si inizierà nell'anno nuovo secondo te? Ah, secondo me sì. Nell'anno nuovo, anche se spero prima dell'anno nuovo, però spererei appunto che, che tutto si risolva nel minor tempo possibile. In bocca al lupo e buon lavoro. Alla prossima. Grazie mille, crepi. I ragazzi si stanno caldo, oh! giocano alla Playstation oppure incontrano gli amici, non sono più a rischio. Secondo me sì. E, in quanto cioè, dentro all'interno comunque del, del campo di gioco. Se, se si sta attenti ai contrasti comunque sono sempre insieme, cioè, nel senso la, di fuori è chiaro che sono ancora maggiormente esposti, secondo me la, la, loro, fe, la loro felicità e la loro libertà è il campo da calcio. Facile stare dietro, stare seduti, giocare alla PlayStation o andare in giro di notte, io penso che il campo da calcio sia la cosa migliore in cui comunque si confrontano, stanno comunque sempre fra di loro e dove ci sono delle regole. Per cui secondo me spero che tutto si risolva nel miglior modo possibile e che almeno la libertà dello sport ci permette di, andare, di stare un po' più tranquilli, un po' più seri. Lo sport rende sani e liberi. Sì, è la, cosa, è la cosa migliore perché comunque tramite lo sport ci si può divertire, ci può dare sfogo alle proprie emozioni, creatività e cose meglio. Stare insieme in un campo da calcio piuttosto che alla strada. Per cui, La San Maurizio sarà il prossimo avversario della Marignanese Cattolica 1923, una squadra cambiata, rigenerata rispetto all'ultimo confronto avvenuto tra le due formazioni nella sessione estiva. In panchina il maestro Protti, in campo a guidare la truppa l'Alto maestro Bonandi. Domenica l'ex Cenerento del Girone ha liquidato in esterna con un netto 5-1 i Forlì nel derby. Bonandi ha aperto le danze, il resto lo hanno fatto i propri compagni di squadra, Nicoli, Gurini, Jessie e Gregorio a firmare una grandissima vittoria che vale ovviamente dopo. E chissà la rigenerazione appunto della squadra di Protti con il contributo di Romagna Sport. Andiamo a vedere il prossimo turno nel dettaglio. Al momento, rinviata ufficialmente la gara tra Rimini e Alianese a data da destinarsi. Queste le gare: Corregisse, Prato, Corticella, Seravezza, Fiorenzuola, Fordi. Vizzano, Pro Prolivorno, Lentigione, Sassomarconi, Progresso, Bagnolese, Real Forte, Querceta, Mezzolara, San Maurese, Marignanese Cattolica a concludere proprio il sesto turno. Per quanto riguarda questo appuntamento è davvero tutto, a risentirci alla prossima settimana. Grazie da Daniele Manuelli.